a tutti. Personalmente ho atteso questa data non so per quanto tempo, davvero. Ci tenevo a promuovere questa mostra fin dal momento in cui ci siamo sentiti con Spoleto Arte. Questa sera abbiamo degli ospiti importanti. Questa mostra è curata da Vittorio Sgarbi e dal manager qui presente, Salvo Nunez, e le foto sono del grandissimo, lui dice che non è grandissimo, ma per me lo è, fotografo Roberto Villa. Questa mostra non rappresenta solo le fotografie delle riprese del film Il fiore delle mille e una notte, ma rappresenta tutta la vita di Pasolini. Quando uno esce da questa casa della musica, conosce tutto su Pasolini. E lascio la parola al sindaco per un saluto. Buonasera a tutti, benvenuti. Io voglio esprimere veramente delle parole di apprezzamento innanzitutto per l'assessore alla cultura Sara Polo, che ha saputo anche riscoprire questa meravigliosa struttura che ho alle spalle, che si chiama la Casa della Musica, portando a grado delle mostre importanti, e poiché è esclusiva, oserei dire vulcanica, io mi aspetto anche per i prossimi 2 anni iniziative altrettanto importanti. Con questa mostra ricordiamo un grande intellettuale del Novecento che ha sposato una parte della sua vita professionale, ma anche sentimentale, no? Con l'Isola di Grado. E oggi, attraverso gli scatti del maestro Villa, avremo la possibilità di vedere altri aspetti di questa importante personalità. Veramente io sono onorato di essere il sindaco della località che ha visto passare Pierpaolo Pasolini. Faccio i complimenti agli organizzatori, ricordo che questa mostra, ma magari lo dirai tu, no? Te lo lascio dire a te. Dopo Grado andrà a Matera, capitale della cultura, e quindi questo a dimostrazione dell'importanza di questo appuntamento, e veramente faccio i complimenti a tutti perché secondo me state lavorando veramente bene. Maestro Roberto Villa, perché ha vissuto Pasolini, è stato assieme a lui, ha avuto l'opportunità di conoscerlo e quindi di dialogare con lui, di fare questi scatti che potrete vedere all'interno. La mostra è pensata affinché anche un pubblico giovane possa comprenderla. Quindi oltre alle foto, la supplica a mia madre, i roll-up sono tematici e titolati. Quindi le varie fasi del momento di questo grande intellettuale, di questo uomo, di questo genio, di questo poeta, regista, scrittore, che è Pasolini, attraverso la sua vita. Quindi una didattica che magari possono studiare a scuola, sui libri, ma che possono vedere anche qui. Intanto l'amico Roberto, che lo conosce dal di dentro, come si suol dire, e quindi ha avuto l'opportunità di vederlo muovere, di vederlo lavorare, di capirlo, di vederlo come uomo e come artista. Grazie, buonasera a tutti. Quello che mi è accaduto al momento in cui ho accettato di andare nello Yemen, dove Pasolini mi ha invitato a seguirlo, pensavo che fosse un'avventura. Non è vero. L'avventura ha avuto seguito dopo, questa di oggi è un'avventura, perché continuiamo a portare in giro in tutto il mondo il suo lavoro spiegandolo, perché il problema vero poi è capire perché lui usasse della brutta gente nei suoi film, delle brutte facce, perché usasse persone senza denti. Lui che faceva? Prendeva per il ruolo che vedeva nel film la persona che nel sociale rappresentava esattamente lo stesso ruolo nello spostamento d'epoca, nello spostamento di contesto. Lui sapeva che, come accade al tennis, un grande tennista decide di perdere a favore dell'altro. Beh, io a volte, non essendo grande tennista, decidevo di perdere per non essere eccessivamente cattivo. Però è stato naturalmente molto importante anche per lui, perché nel 75, purtroppo poco prima che mancasse, lui dava segni importanti dell'aver acquisito il concetto di strutturalismo che io ho portato nella discussione continua in quei 4 mesi e mezzo che sono stato sul set. Un'avventura incredibile tra i meno 12 della mattina e più 56, qui praticamente non fa quasi freddo, insomma, al confronto, no? 56 gradi all'ombra, no? Dove però c'era da sperare che non si alzasse il vento. C'è una foto che spiegavo prima, che è un po' sfocata,
e dove Pasolini sta guardando con la telecamera che pesava 25 kg, non è un oggettino come da mettere in tasca come accade oggi. Bene, con quella telecamera sta guardando oltre il muro e sono tutti lì attenti a lui nel timore che potesse cadere o d'altro. Bene, era praticamente buio. L'immagine, come tutti i fotografi sanno, mantenendo l'obiettivo, l'otturatore aperto, è apparsa quasi di giorno. Un po' sfocata, però è un dato di fatto. Lui era lì e io l'ho documentato. Il mio punto di vista su tutto quel lavoro che è stato in quel lungo periodo era quello di documentare il lavoro di un grande, perché anche gli altri che non erano presenti e che non sarebbero stati presenti in poi avessero potuto avere la possibilità di vederlo. Questo è quello che è il seguito dell'avventura che io sto continuando a vivere. Grazie. È fascinosa, è piccina ma è gradevole, si riesce a respirare un'aria serena. E tanto la programmazione che la signora della cultura Sara De Polo, allora, l'abbiamo visto vicino a Sgarbi, vedete? Wow. C'è un'attinenza di sguardi, simpaticamente di sguardi. È bella perché c'è l'altra mostra poco distante da qui, poi fate concerti, fate diverse manifestazioni quest'anno a quanto pare. Ogni sera ci sarà un appuntamento diverso, abbiamo anche le gite in laguna nei luoghi in cui ha girato il film, ci sarà la proiezione del film e avremo anche dei ricordi da parte... È bella perché si entra nella vita del poeta, del regista e di questo uomo che comunque è l'intellettuale più grande italiano che abbiamo con D'Annunzio, quindi un'eccellenza della cultura del mondo, e lui teneva molto la sua terra. E quindi abbiamo immaginato tre persone che in diversi settori si sono distinti nel mondo artistico. Quindi qualcuno nelle fotografie, qualcuno nell'arte. Cominciamo con una donna, una ragazza, lei crea, si chiama Claudia Crestani. Chiamiamola con un applauso, per favore. C'è un art artista che si chiama esattamente Milo, e questo signore qua, prego, vieni avanti. E a te. Lui lavora col recupero, recupero, e il Pasolini è sempre stato il suo obiettivo, a quanto pare, per il concetto di arte. Abbiamo qua una tematica su un roll up completamente sull'arte. La terra, il materiale, tutto ciò che lui usava, come diceva prima il maestro Villa, era identificativo del soggetto. E poi si passa alla fotografia. Gino Maria Sambucco, eccolo qui. Prego Gino, vieni qua dalla parte mia. Flower. Quindi che cos'è Pasolini se non la sensibilità dei luoghi e della bellezza? Che cos'è Pasolini se non è campanilismo? Che cos'è Pasolini se non è educazione e didattica, scolastica e all'arte? Con l'applauso, e siamo proprio qui con Sara Polo, perché la passione muove le persone, muove gli eventi, quindi è giusto dare un pensiero floreale, come diceva anche Pasolini, mai senza un dono, no? Era d'Annunziano, lo diceva D'Annunzio e poi è andato in eredità. Quindi io partirei con la musica, il curatore è il professor Vittorio Sgarbi, grazie all'intuizione dell'assessore alla cultura Sara Polo e all'ospitalità del sindaco. Maestro Roberto Villa, perché ha vissuto Pasolini, è stato assieme a lui...